Pietro, questo percorso che state facendo con i trattori perché? I trattori si muovono come sono mossi il primo giorno, perché siamo partiti per manifestare a livello nazionale e la protesta è proprio per il scompenso che si sta creando nel territorio italiano. Oggi i trattori camminano in maniera silenziosa, se avete notato, senza suonare, per rispetto della vittima che c'è stata ieri sulla statale 106 nei pressi di Botricello. Ma purtroppo ci stringiamo al cordoglio della famiglia e della povera vittima, ma purtroppo la protesta va avanti in maniera pacifica e silenziosa, come ho detto. Questa protesta andrà avanti fino a quando? La protesta si prosegue fino ad oltranza, come abbiamo sempre detto. Allungheremo i permessi per manifestare e ci stiamo organizzando per andare a Roma. Partiremo a formare il gruppo cosiddetto, il comitato cosiddetto istituzionale per presiedere i tavoli governativi, sia regionali che quelli nazionali.